Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare, a sconfiggere e a completare la torre Pokémon di Lamandonia. Non fatevi venire brutte idee mentre ascoltate questa musichetta, sappiamo tutti la creepypasta riguardo la sindrome di Lamandonia, e vi faccio vedere la mia squadra perché non è cambiata dallo scorso video, ma comunque è un bel reminder. Eccoci qua con Jolteon, Wartortle, Pidgeot, Alakazam, Clefable e vabbè, Bellsprout che tengo per Taddeo per adesso, ma non è ovviamente parte della mia squadra. Ora, torniamo indietro, perché non mi fa tornare indietro? Ok, per qualche strano motivo non mi prendeva il pulsante. Bene, vi ricordo comunque di lasciare un bel mi piace al video, come sempre, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte della torre Pokémon di Lavandonia, della serie che sto facendo, di Pokémon Blu in generale, quello che volete, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dai, let's go! Eccoci qui nella torre. Prego per il mio Clefairy. Non faccio che piangere. Oh, qua ci sarà una carica di tristezza assurda. Sei venuto a rendere omaggio? Che bel gesto. Grazie. Il mio Growlithe? Perché sei morto? Ve l'ho detto che ci sarebbe stata una carica di tristezza. Sono una medium. Ci sono spiriti molto inquieti. Eh già. Andiamo. Ah no, non abbiamo parlato alla receptionist della torre Pokémon. La torre Pokémon fu eretta in memoria dei Pokémon scomparsi. Ah, ci dice solo questo. Beh, grazie. Qui abbiamo il nostro rivale. Salve. Ehi, che fai qui, Glacial? I tuoi Pokémon non sono morti. Però li posso sconfiggere. In guardia. Pensavo potesse dire però li posso uccidere io. E beh, sarebbe stato un po' troppo effettivamente. Allora, manda in campo PG8. A livello 25. Noi abbiamo i Pokémon un po' troppo overlivellati per questa zona. Lui comunque ci usa attacco rapido. E ci fa un discreto male. Essendo 5 comunque livelli indietro. Beh, noi lo shotteremo molto probabilmente, sì. Perfetto. E Jolteon si prende un bel livellino. Ah, lui ha pure Gyarados. Beh, bello lo sprite comunque, però altro fulmine, danno 4 per e mi sa che Gyarados non ha molte chance. Esattamente. Poi Growlithe, lasciamo comunque Jolteon, che deve prendere livelli, andiamo di un altro bel fulmine. Niente, Jolteon è distruttivo. Distruttivo. Però non sale di livello, strano. Ok, Kadabra ha un'alta difesa speciale, vediamo come se la cava, eh. Contro il nostro fulmine. E infatti non muore. Di uno non muore. Beh, anche noi abbiamo un'altra difesa speciale, quindi poi andiamo di attacco rapido. E addio. Calabra, brutto colpo, perché non serve a nulla. Oh, Jolteon al 31, finalmente. Tuono shock. E direi proprio di sì, ragazzi. Sì. E togliamo di azione, che è completamente inutile. Almeno abbiamo un'altra mossa elettrica che può fare un bel po' di danno. Che possiamo utilizzare, insomma. Vai, fulmine. Contro Ivysaur. Non è molto efficace, l'ha quasi shottato. Certo, un brutto colpo gli ha tirato, eh. Però, insomma. Sì, direi che siamo leggermente overlivellati per questa battaglia. Avremmo dovuto farla appena arrivati alla Vandogna, per essere corretti. Cosa? Puzzola! Ma cosa vuol dire? Ti ho sottovalutato? Ok. Come hai messo il tuo Pokédex? Io ho un Cubone, ma non ho ancora trovato un Marowak adulto. Credo non ce ne siano più. Beh, meglio che vada. Ho un sacco di cose da fare, ma se hai un Cubone puoi farlo evolvere, no? Cioè, non ci vuole molto. Bene, andiamo avanti. Ok. Prima Medium? No, non ci sfida lei. Non siamo riusciti a identificare gli spettri. Ci vorrebbe una spettrosonda. Noi ce l'abbiamo la spettrosonda, infatti. Però aspettate un attimo. Ci siamo liberati le cose dallo zaino? Strumenti. Abbiamo. Sì, ok, ci siamo liberati di tutto nella scorsa puntata. Perfetto, allora si inizia. No, qui. Ok. Si inizia per davvero ora. Con il primo Pokémon spettro. Un bel Ghastly. Bellino lo sprite, tra l'altro, molto più spettrale rispetto a quello che conosciamo. Tuono shock lo shotta, vediamo.
No, non lo shotta, perfetto, possiamo catturarlo allora. Ah, lui però usa ombra notturna che fa un botto di danno. Perché se non sbaglio fa un danno fisso. Beh, andiamo a catturarlo, eh. Non abbiamo Pokéball, abbiamo solo Megaball, usiamone. E prendiamoci un bel Gastly. Perfetto. Così lo mettiamo pure nel Pokédex. Pokémon Gas. Quasi invisibile questo Pokémon gassoso. Cerca un nemico e lo addormenta senza preavviso. Ah, ok. È un calmante praticamente. Ecco, ora che abbiamo catturato Gastly potrei mettere il repellente. Vattene, spirito maligno. Intanto ti calmi, prima di tutto. Stupida medium. Ok, Gastly è livello 22. Noi finché abbiamo Fulmine lo usiamo. Quindi abbiamo ancora 12 Pokémon da poter battere facilmente con Fulmine. Anche Gastly potrebbe avere una buona difesa speciale, credo. Lo spirito se n'è andato. Bene, così. Andiamo a battere anche lei qui sopra. Chi? Di fantasia, no? Ga! Va bene. Questi effettivamente sono un po' strane come persone, sono delle medium. Vanamarchis Possible, che è anche uscita la serie su Netflix che non guarderò, perché mi rifiuto di vedere serie con un argomento di quel tipo. Però, da quello che sta uscita. Allora, che sto facendo? Ah, era impossessata questa, era posseduta. Ah, no, devo andare lì sopra per battere l'altra, mannaggia me. Ok, si va di repellente, raga, tanto qui abbiamo già preso Gastly. Il massimo che potremmo incontrare è un Haunter, se è così anche qui non solo il rosso fuoco. Quindi vai, repellente. E ci liberiamo anche uno spazio dallo zaino. Ok. Così siamo tranquilli. Andiamo a prenderci poi quello strumento di sopra. Ugra. Va bene. Altra posseduta? Allora. Sempre con Gastly. Beh, se ci pensate, la prima generazione. Ok, che c'erano Pokémon belli, però. La varietà non era proprio il suo forte. Cioè, ci sono tipo 3 miliardi di Pokémon di tipo erba. E un Pokémon di tipo drago. Un Pokémon di tipo spettro. Cioè, insomma. Ok, un'altra fune di fuga, va bene. Che potremmo utilizzare una volta. Se non ci riporta giù immediatamente. Potremmo utilizzare una volta su dal Mister Fuji. Se non ci riporta automaticamente a casa sua. Salve! Ti maledico! Ma perché? Ma scusami! Ma che colpa ho avuto io quella di passare di qui? Vabbè, Gastly. Cioè, l'unico Pokémon di tipo spettro esistente in prima generazione è Gastly. Non che le cose poi cambino molto in seconda, eh. Se non sbaglio poi in seconda viene aggiunto Misdreavus come Pokémon tipo spettro e chi altro? Ci sto pensando in questo momento, ma non mi viene in mente. Pokémon tipo spettro sono sempre stati un po' mal cagati, da Game Freak, specialmente nelle prime tre. Perché poi pensandoci, tanto qua troviamo l'Elixir. Pensandoci bene, alla fine anche in terza abbiamo Dusclops. E chi altro di tipo spettro? Chimico è di terza? O forse di quarta, Chimico? Non ricordo se è di terza o di quarta, Chimico di preciso. Però anche lì abbiamo pochi Pokémon di tipo spettro. Anche il tipo ghiaccio, se ci pensate in prima generazione, è un po' mal cagato, eh. Ci sono Jinx. Lapras. Dewgong, credo che sia acqua ghiaccio. Ma sono alla fine quasi tutti ghiaccio più un altro tipo. Beh, ci sarebbe Articuno, però è ghiaccio volante, se non ricordo male. Andiamo di un altro bel fulmine. Beh, la torre Pokémon servirà a far prendere un altro livello a Jolteon e poi, boh, tutto su Kadabra, immagino. O meglio, alla Kazam. Dov'è lo spettro? Se non l'hai visto tu, mi spiace. Qui abbiamo due strumenti. Uno sveglia, ok. Finito l'effetto del repellente, non è un problema, ne mettiamo un altro.
Anzi, un bel super repellente. Buono. E un PS su che diamo subito al nostro War Turtle. Vai. Perfetto. Le vitamine appena le trovo le do, così almeno ci si libera anche uno spazio dallo zaino, non le teniamo inutilmente. Andiamo a battere lei. E quel quadrato lì sotto dovrebbe curarci Pokémon. Vieni con noi. Così? Dal nulla? Ok, Gastri. Sì, insomma. Che novità, insomma, che sorpresa, no? Che lei abbia un Gastly. Almeno mettessero un Hunter ogni tanto. Che brutto incubo. Oh, che ti devo dire io, scusami? Salve. Vieni, ho protetto questo luogo con la magia bianca. Riposati un po', magari dopo aver battuto lei. Dammi la tua anima. Va bene. Se la vuoi te la do, eh. La vuoi? Oh, eccolo Hunter. Bellino anche questo sprite, molto spaventoso. Però penso che anche lui vada giù con un fulmine di Jolteon. Ah, invece resiste. Va bene. Stordi raggio. Andiamo di turno shock, non farti confondere da Hunter, dai. E niente, si colpisce da solo. Leccata. Ci paralizza anche? No, fortunatamente no. Così confuso da colpirsi da solo. E vabbè, Jolteon, però te lo stai cercando, sinceramente. Poi sei fortunato che questo Hunter conosca solo Leccata, quindi non ti stia facendo praticamente nulla. Ah, brutto colpo, adesso che non serve a niente. Bene. Gasp. Erini. Allora, curiamoci. Perfetto, zona disinfestata e protetta. I Pokémon di ghiaccio sono ricaricati. Bene così. Andiamo a battere anche lei. Zombie! No, non sono uno zombie. Qua ci sono i fantasmi, tra l'altro. Ti stai confondendo tra generi, eh? Ok, un altro Gastly, che andrà giù con un bel fulmine. Vai, fulminato. E addio. Brutto colpo pure, bene. E un po' si gode, eh. Abbiamo battuto la medium. Ah, e cosa? Va bene. Andiamo a prendere questo strumentopolo. Ah, un'altra pepita da vendere. Salve. Oh. Oh. Cosa devi rispondere degli allenatori che dicono oh? Ok, questa manda in campo Hunter. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù con un fulmine. Magari un bel brutto colpo. Possibile? Possible, un brutto colpo? No. Ah, però l'abbiamo paralizzato. Vediamo se attacca comunque. Si attacca comunque, ma non ci stordisce. Quindi mi va bene lo stesso, possiamo usare Tono Shock. Ecco fatto, addio. Ah, bella lì. Jolteon al 33. Va bene. Allora, passiamo qui dentro ancora che ci curiamo. Perfetto. E andiamo avanti. Vai, battiamo anche lei. Dammi il sangue. Ma boh, io vado a donarlo il sangue, lo vuoi anche tu? Poi, ripeto, hai sbagliato saga, qua ci sono fantasmi, non vampiri. Ma dettagli. Sarebbe figo un Pokémon in un mondo tipo di zombie, di vampiri, cioè ambientare un gioco di Pokémon in quei mondi lì, adattando anche i Pokémon ovviamente, tipo Pokémon zombie, Pokémon specializzati nel succhiare il sangue, che non siano degli Zubat magari. Però ecco, Pokémon zombie, la cosa dei vampiri magari è un po' troppo stupida, ma la cosa degli zombie guardate che non è una cosa malvagia, eh. Un bell'horror di Pokémon con i Pokémon zombie. Guardate che non è malvagio come idea. Ok, abbiamo battuto anche la medium. Grr, va bene. Andiamo a prenderci questo strumento che è una precisione X. Una merda da buttare via immediatamente. Non da vendere. Chi 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 chi. Vediamo chi manda lei. Gastly. Vai, fulmine.
Sì, cioè, sono pure stupido io che mi chiedo, vediamo chi manda lei. Chi sarà mai? Chi sarà mai? Gastly o Gastly? O al massimo un Hunter di passaggio, così. Battiamo pure lei. Uffgua. Uffgua. Io vorrei sapere chi è stato pagato per creare i dialoghi di queste medium. Perché se qualcuno non è stato pagato, posso anche capirlo. Se è stato pagato qualcuno, però, insomma. Poi mi sa che i soldi se li ha un po' scammati, in quel lontano 95, in cui hanno sviluppato sta roba. È caduto qualcosa? Sì, è caduto qualcosa. Questo magari è caduto? Una caramella rara, eh? Non so se ci si possono essere degli strumenti invisibili qui. Fuori, intrusi. Ah, è vero, qua compare Marowak. È vero, appare lo spettro. La spettro sonda rivela l'identità dello spettro. Ed è Marowak. Con quel testone gigante. Ah, contro Jolton magari no. Cambiamo e mandiamo Wartortle. Tra l'altro lo potremmo pure catturare in realtà. Potremmo provare a catturarlo. Quindi, tiriamogli un geloraggio che non dovrebbe ucciderlo. Anzi, una pistola acqua che non dovrebbe ucciderlo in teoria. Perché Wartortle non ha molto attacco speciale, infatti. E poi. Oddio, un morso, ho paura che lo uccida. Proviamo direttamente una Mega Ball. Vediamo come va. Ah, non posso catturarlo, ok. Questo Pokémon non può essere catturato. Niente, non me lo ricordavo. Questo clava mi fa male, eh. Ma andiamo di pistola acqua e tiriamolo giù. No, non mi ricordavo che non si potesse catturare. Mannaggia, mi ha buttato via una Mega Ball. Beh, perlomeno poteva essere una Ultra Ball, dai. Lo spettro era l'anima inquieta della madre di Cubone. Sì, l'abbiamo capito. Adesso l'anima è tranquilla. È partita per là di là. Perfetto. E siamo arrivati in cima alla torre Pokémon, dove dobbiamo battere degli altri tizi. Allora, come livelli, come sono messi, tocca a Clefairy fare un livellino ora. No, non voglio vedere le sue statistiche, voglio fare un livellino. Così proveremo anche Tripletta. L'abbiamo già provata Tripletta, però lo usiamo un po' meglio. Cosa cerchi? Perché sei qui? Cerco il signor Fuji, mi serve il Pokéflauto per proseguire, altrimenti qua siamo un po' bloccati. Allora, Clefable, vai. Usiamo una bella Tripletta. Una bella Tripletta, anzi, su Zubat. Oh, bello, che lo shotta. Bravo, Clefable. Un altro Zubat, beh, useremo un'altra tripletta, insomma. Va bene così. Ha un'animazione anche abbastanza lunghetta, più o meno. E un Golbat. Usiamo ancora tripletta, non penso che shotti. Lo spread di Golbat fa straridere in prima generazione, è bruttissimo. Cioè, è bello se amate le cose trash. Ah, un altro store di raggio, eh. Dai, non confonderti, per favore, Clefable. Beh, niente, sei stupido. Ma quante volte mi vuoi confondere, scusa? Ho stato super suono quando sono già confuso. Ah, pure fallito. Bravo, Clefable. Stavolta si colpisce da solo e non fallisce, mi raccomando. Non fallire quando ti colpisci da solo, stupido Clefable. Ma quanti turni dura la confusione in Gen 1? Siamo già a 4. Dai, su. Oh, finalmente. Olè, via. E Clefable non sale di livello, peccato. Mi arrendo! Per forza ti arrendi, non è più Pokémon. Non me lo dimenticherò. E se ne va. Noi invece ci dimenticheremo di te, recluta generica del Team Rocket. Questo si lamenta che facciamo del male a degli inutili Pokémon. Parliamone da adulti. Ebbene, questo, insomma, esprime le proprie ragioni, voglio dire. Cioè, questo tipo si lamenta che sta facendo del male ai Pokémon, ma come si permette? Allora, Koffing. Andiamo di Bola Raggio. Ok, non gli ha fatto molto male in realtà. Speravo di più. Proviamo con Tripletta. Vediamo quanto gli fa. Ah, buono. Fa più male Tripletta. È Koffing. Ale, livello 33, ottimo. E Drowsy. Lasciamo Clefable a questo punto. Vai, tripletta.
Ah però che danno, la signorina tripletta qui. Bel danno. Basta, per favore. I Pokémon servono solo per far soldi. Non ti impicciare. È un punto di vista sicuramente ragionevole, quello che porta il signor Rocket. Però non tanto condivisibile. Allora, non salverai nessuno. Ma ne sei proprio sicuro? Ne sei assolutamente, certamente sicuro? Tu che hai uno Zubat? Va bene, tu che hai uno Zubat mi dici che non salverò nessuno. Giro raggio. Super efficace, addio. Un bel Rattata, eh? Beh, ho un morso pronto per lui, guarda qua. Morso. Tac. Shottato. Cioè, questo voleva fare il gradasso e ha Rattata e Zubat. Ok, perlomeno è Eradicate. Perlomeno è Eradicate, guarda. Almeno mi impegna almeno due attacchi per batterti. Ti rendi una sfida interessante. Però, Wartortle, dovresti salire anche di livello. Ha un altro Zubat, cioè non contento di averne uno, ne aveva due questo. Va bene. Georaggio e addio. Perfetto. Non osare sfidare i Rocket. Ma dillo senza piangere però la prossima volta. Non te la caverai. Me l'ho appena fatto. Andiamo a parlare, signor Fuji. Mister Fuji, sei qui per salvarmi? Grazie, ma sono venuto qui spontaneamente. Sono qui per calmare l'anima della madre di Cubone. Credo che ormai lo spirito di Marowak sia già nell'aldilà, sia in merito nostro, non tuo comunque. Grazie mille per il tuo interessamento. Seguimi fino alla casa Pokémon, ai piedi di questa torre. Ok, ci ha portato direttamente lui, buono, non dobbiamo usare una fune di fuga. Salve. Glacial, solo con l'amore per i tuoi Pokémon riuscirai la tua missione Pokédex. Va bene. Credo che questo ti sarà d'aiuto. Oh, finalmente abbiamo il Pokéflauto. Il suono del Pokéflauto desterà i Pokémon addormentati. Funziona su tutti i Pokémon che dormono. Ole, bene così. E a questo punto andiamo a darci una curata ai Pokémon. Ecco qua. E dobbiamo scegliere dove andare, perché in teoria potremmo andare a Zafferanopoli oppure andare giù fino a Fuxiapoli. E io opterei per Zafferanopoli a questo punto però. Allora, lasciatemi lasciare giù un po' di roba inutile. PC di Glacian. Deposita. Allora. Un po' di roba che non ci serve più, tipo la spettro sonda, via. Poi. L'elisir, per adesso non ci serve. La sveglia non ci serve, ma così così la vendo proprio. Abbiamo le full heal. Ah, non abbiamo ancora le full heal però, le cure totali. Quindi la sveglia per adesso la teniamo. La pipita la vendo, la precision X la vendo. La caramella rara lascio giù. E il Pokéflauto ovviamente lo devo tenere. Su questo non ci piove. Finito l'effetto del repellente, va bene. Andiamo a vendere la roba che non ci serve. E la roba che va venduta effettivamente. Salve. No, non voglio comprare, vorrei vendere. Vorrei vendere, grazie. Allora, vendiamo la pepita ovviamente. E la precisione X. Vai. Perfetto. Poi magari potremmo comprare qualcosina, no? Tipo delle Mega Ball. 3 Mega Ball. Giusto per gradire. Le super pozioni. Non mi segna quante ne ho nello zaino. Tra l'altro, devo ricordarmelo io. Va bene così, dai. Va bene così. 3 Mega Ball in più. E andiamo. A questo punto, fatemi provare una cosa. Allora, Pokémon Volo. E andiamo a Azzurropoli. Oddio. Ah, non si muove. Ok, vabbè. Si muove così di città in città. La prima volta che uso volo in questo gioco. Ok, no, non voglio entrare nel Poké. Nel centro Pokémon, ma voglio andare a prendere da bere praticamente. Voglio vedere se la guardia si sveglia con. Ci lascia passare dandole da bere. Ma dandole da bere una cosa generica, tipo acqua fresca o cose di questo tipo. Perché il tè io qui non l'ho trovato. Quindi o non l'ho cercato bene io, e in realtà c'è come strumento base.
Oppure bisogna prendere una bibita da qui, tipo una bella acqua fresca, spendiamo il meno possibile. Ok. E poi darla alla guardia per farci passare. Quindi vediamo se funziona, eh. Dai. Lunghissimo questo centro commerciale. Andiamo dalla guardia. E dopo andiamo a fare anche un'altra cosa che ci sarà lasciata indietro, eh. Anzi, altre due cose, ora che mi sono dimenticato. Ora che mi sono ricordato, scusatemi. Ora che mi sono ricordato, abbiamo due cose lasciate indietro da fare. Allora, qui dentro. Vediamo se ci lascia passare con l'acqua, eh. Wow, senti, sono disidratato. Eh? Mi dai da bere? Grazie. Ok, sì, bastava prendere da bere. Quindi la mia intuizione era corretta. Se vuoi andare a Zafferanopoli, puoi passare. Lo dividerò con le altre guardie. Perfetto. Quindi abbiamo anche Zafferanopoli. Facciamo che vada al centro Pokémon così da sbloccare la destinazione con volo. Eccoci qui. Diamo una curata ai Pokémon veloci. Che non so se serva per sbloccare la città con volo, curare i Pokémon nel centro Pokémon, oppure semplicemente entrare nel centro Pokémon. O addirittura entrare solamente in città senza andare al centro Pokémon. Ovviamente io non voglio esplorare Zafferanopoli in questo video. Ma voglio andare a Celestopoli per fare la prima cosa che ci siamo lasciati indietro. Sicuramente molti di voi l'avranno già intuito, quello che voglio fare. Ma è andare a prendere proprio la bici. La bicicletta, con il buono bici che abbiamo preso. Tac. Oh, è un buono bici. Bene, è tua. Bene. Così abbiamo anche la bicicletta. Ed infine, altro volo. Allora, dobbiamo andare a Aranciopoli. E da qui possiamo già andare in realtà a provare a catturare Snorlax. Quante Pokéball abbiamo nello zaino? Quante Mega Ball? 7. No, ne abbiamo troppo poche però. Che compriamo delle altre Pokéball almeno. Compra. Ah, però conviene non comprare troppe Pokéball diverse. Quindi compriamo comunque 10 Pokéball, che fanno sempre comodo. Perché ti occupano spazio nello zaino, quindi converrebbe tipo avere solamente Ultra Ball a un certo punto. Solo che costano, ragazzi. Costano le Ultra Ball, eh. Allora, andiamo lungo questo percorso. Non ci interessa incontrare Pokémon selvatici, quindi evitiamo tutta l'erba alta. Ed ora che abbiamo anche ottenuto più di 30 Pokémon nel Pokédex, possiamo andare a prendere questo strumento dall'assistente del professor Oak. Sì, l'abbiamo già letto il tuo dialogo. Allora, Glacia, l'hai catturato 30 tipi di Pokémon? Sì, 32 ne abbiamo. Quindi abbiamo il detector. Ci sono strumenti invisibili per terra. Il detector ti aiuterà a scovarli. Però non può indicarteli, così ti devi cercare da solo. Ok, grazie. E a questo punto si prova la cattura di Snorlax. Si prova la cattura di Snorlax, ovviamente salvandoli davanti, come si confà ad ogni Pokémon raro o leggendario che si trova in gioco, così. E vediamo chi abbiamo davanti. Io punterei a droppargli un casino come si chiama? La precisione. Con il nostro Pidgeot, molto veloce, turbo sabbia a manetta, così da fargli fallire tipo tutte le sue mosse. E poi andiamo a catturarlo, andiamo ad indebolirlo, a catturarlo. Un Pokémon addormentato blocca la strada. Ah, devo andare a suonare il Pokéflauto, immagino, come anche con l'MN. Vai, no, non Pokéball. No, la bicicletta. Vabbè, proviamola già che ci siamo. Andiamo molto veloci, ok, bene. Volevo usare il Pokéflauto. Strumento. Dai, su. Pokéflauto. Eccolo qui. Usa. La musichetta è rimasta simile, se non uguale. Snorlax si è svegliato. E male! E attacca furioso! Oh, si è svegliato male Snorlax. Non mi sembrava una musica comunque brutta quella che abbiamo suonato col Pokéflauto. Come fa a svegliarsi male? Stupido Snorlax.
Allora, iniziamo con Turbo Sabbia. Vai. E uno. Botto in testa, va bene, dovremmo reggerla abbastanza, sì. Turbo Sabbia, e due. Amnesia. Le statistiche speciali crescono, ma lui non ha mosse speciali, da quello che so. E siamo a 3. 4. Ah, botto in testa comunque Itta, va bene. 5, Turbo Sabbia. Ole, inizia a fallire. E 6. Ora, iniziamo a tirarlo giù. Con un bel ventagliente. Cosa fa? Ah, ma ventagliente colpisce in due turni. E chi lo sapeva? Mannaggia me. Mannaggia me, ventagliente colpisce in due turni. Ecco perché era così forte. Non me lo ricordavo minimamente che ventagliente colpisse in due turni. Ammaniamo un Pokémon che ha alta difesa, come il nostro Wartortle, ora. Dai, dai, cosa usa riposo. E tiriamogli un pistolacqua che non dovrebbe fargli nulla, in teoria. Infatti. A questo punto andiamo di morso. Buono. E qua si prova la cattura, eh. È in range. Vai, Mega Ball. Se entra. Oh, benissimo, il primo colpo. Ottimo. Non penso di aver mai preso uno Snorlax al primo colpo. Molto pigro. Mangia e dorme. Pokémon sonno. Con l'aumento della sua mole diventa sempre più indolente. Ok, no. Ora, Snorlax potrebbe anche essere una buona aggiunta alla nostra squadra come ultimo Pokémon. C'è un tizio che comunque ha una buona difesa speciale. Però non so, perché sinceramente gli attacchi speciali Snorlax non so cosa impari. Boh, vediamo, eh. Vediamo. Ora possiamo tornare su da questa parte e fare questa zona di percorso che prima non abbiamo fatto. Mettendo avanti magari un Wartortle, ci può stare. Facciamogli fare un po' di livelli. Ah no, Alakazam è rimasto indietro. È rimasto indietro Alakazam, quindi facciamo fare un po' di livelli a lui. Salve. Preferirei lavorare, ci dice questo qui. Esattamente cosa stai facendo? Non sembra che tu stia facendo. Ah, stai pescando, ok. E preferiresti lavorare? Davvero? Ok, poi abbiamo dei Pokémon di livelli bassissimi. Che non ha nemmeno senso battere perché ci daranno pochissima punti di esperienza. Però perlomeno riprende la Kazam, che è quello un po' più indietro, dai. Shellder, confusione. E con una confusione shotteremo tutti i Pokémon di questo percorso, eh. Buono, livello 32 per Alakazam. 98 di speciali, 97 di velocità. C'è un mostro praticamente. Infermabile questo Alakazam. Ok. Orsi. Vai, vai, vai. Altra bella confusione e addio. Abbiamo battuto Pescatore. Non è facile. Lo so che non è facile. Allora, andiamo a vedere se ci sono altri pescatori da battere su questo percorso. Sì, ce ne sono un po'. Vai, battiamoli. Il pescatore pazzo contro il bambino con i Pokémon. Ah, lui si autodefinisce il pescatore pazzo. Vediamo cos'ha il pescatore pazzo. Un Pokémon. Goldeen. Boh, non mi sembra tanto pazzo, sinceramente. Cioè, hai Goldeen. Adesso è un normalone, praticamente. Dai, psicoraggio, addio. Almeno hai dovuto farmi scomodare il mio psicoraggio nella confusione. È troppo per me. Che ci posso fare? Salve. Ci vuole pazienza. La pesca richiede tempo. Soprattutto se peschi guardando il ponte, non guardando l'acqua, però. Dettagli. Cioè, immagino che lì davvero ci metti tanto tempo. Tentacool, tipo anche veleno se non ricordo male, quindi la confusione dovrebbe essere super efficace. Quindi non dovresti avere alcuna chance. Sì, infatti, pure brutto colpo. Povera Medusina. Un altro Goldeen, beh, la confusione dovrebbe bastare, livello 24. E addio. Perfetto. Abbiamo battuto il pescatore. Mi è scappato. Non solo il pesce ti è scappato.
Ok, qui abbiamo battuto tutti, proseguiamo. Ah, altro pescatore che ci vede dai in culo ai lupi, ma dettagli. Sì, ha abboccato! Ha abboccato e si è venuto da me al posto di tirarlo su. Top pescatore. Con Goldin. Allora, la poca varietà di Pokémon, diciamo, deboli da dare agli allenatori in prima generazione si sente tanto. Cioè, il percorso acquatico è letteralmente uno spam di Goldin. La torre Pokémon è solo Gastly. Goldin, un Poliwag ogni tanto. Uno Shellder ogni tanto. Altro Goldin, vedete. Sì, la poca varietà di Pokémon in prima generazione si sente. Più che altro di Pokémon deboli che danno agli allenatori, perché i Pokémon in realtà ci sarebbero. Però sono forti e non li hanno voluti dare agli allenatori deboli. È solo un pesciolino, che ti posso dire. C'è anche solo dare, non so, gli starter agli allenatori e rendere le cose un po' più variegate. Ok, abbiamo completato questa parte del percorso. Quindi io direi di prima di tutto metterci la bicicletta. Per andare un po' più veloci, che dite? Dov'è? Bicicletta. Vai. Ecco fatto, molto meglio. E completare anche questo percorso. Tra l'altro ci mettiamo pure il casco quando andiamo in bici. Beh, giustamente la sicurezza prima di tutto. Andiamo a completare questo percorso fino alla fine. L'elettricità è la mia specialità. Ah, è vero, questo è quello che su un percorso acquatico ai Pokémon elettrici. Il signor Rocchettaro. Che manda in campo Voltorb. Ok, i livelli qui perlomeno si sono alzati, giustamente, perché questa zona del percorso non avremmo potuta. Non avremmo potuto accedervi senza il Pokéflauto. Quindi qui effettivamente i Pokémon sono di livello più alto. E sono del livello giusto per noi. Electrode. Lasciamo all'Akazam. E andiamo di Psicoraggio però. Mi sa che ce ne serviranno due di Psicoraggio. E invece brutto colpo e si gode. Oh, un bel po' di punti per all'Akazam. Mi hai tolto la spina. Oh, che ti posso fare? Qui dentro c'è il guru pescatore, giusto? Sono il fratello del guru pescatore. Adoro pescare. E a te piace pesca? Sì, ovviamente. Grande, mi piace il tuo stile. Prendi questo e pesca. Super amo. La pesca è uno stile di vita. Dai fiumi al mare, pesca il pesce più rosso. Ma anche un Pokémon blu e rosso c'è lui ti valuta i Magikarp che prendi, eh? Qui possiamo usare taglio per prendere questo strumento. Vai con Bellsprout, taglia. Non si sa mai cosa può abboccare. Ah, tu sei un pescatore? Non lo sei sul mare, però sei dentro una sorta di aiuola. Cosa stai pescando esattamente? Giustamente peschi Magikarp. È ancora un livello e ti si evolve. Non demordere, forza. Allenalo ancora un po'. Non prendere esperienza contro di me, ma. Dai, forza, ce la puoi fare. Un altro Magikarp, ancora al 24? Sì, oh, che sfiga. Un solo livello ti si sarebbe voluto in uno dei Pokémon più forti della prima generazione. E invece niente da fare. Ah, l'Akazam sale di livello contro i Magikarp, bene. Ho perso, ho perso! Oh, mi spiace. Ferro, ottimo. Diamolo subito al nostro Wartortle. Per aumentargli la difesa, vai, usa. Dov'è? Wartortle qui. Ecco fatto. Ora ritagliamo l'albero. Vai, Pokémon. Taglio e via. E qui abbiamo un altro allenatore. Potrei mettere davanti in realtà Clefable. No, non statistiche, mannaggia me. È che lui ha Flash ogni volta, quindi mi scordo. Ok, livello 33, deve fare un po' di livellini. Anche il nostro Wartortle dovrebbe farli, ma non è molto indicato farli contro Pokémon di tipo acqua. Hai trovato la pietra lunare? Sì, ne ho trovate anche diverse in realtà. Parecchie pietre lunari. Ah, Nidoran? Ok. Usiamo Bola Raggio a questo punto. Non dovrebbe avere molte difese speciali Nidoran, anzi. Velenospina, non avvelenarmi per favore, grazie. Ah, un bel Bola Raggio e addio. Nidorino. Lasciamo
Lasciamo la nostra Clefable. Non dovrebbe già essere di tipo terra lui, vero? Diventa di tipo terra l'ultima evoluzione, infatti. Infatti non è super efficace bolla raggio. Però gli facciamo discreto male, eh. Lui prova con Incornata e non ci fa nulla. Addio, Nidorino. Au! Au, che ti posso fare, au? Andiamo avanti. Altro taglio qui volendo, però vediamo se c'è qualcosa da prendere lì dentro. Non ricordo, non ricordo. Qui abbiamo un'allenatrice. Io quasi quasi metterei Wartortle davanti, però. Metterei Wartortle perché vorrei farlo arrivare al 36 e farlo evolvere. Ho trovato del carburante in una grotta. Con i prezzi della benzina, ora trovare carburante in una grotta non sarebbe male, eh. Non sarebbe male per niente. Ok, Wartortle con Morso dovrebbe fare comunque molto danno a questi Pokémon. Abbastanza, dai. Peccato che non li bisciotti. Magari un brutto colpo? No, niente. Ah, bello, l'attacco fallito di Super Suono. Ok, Poliswag, lasciamo Wartortle. Lui con due morsi sicuro lo bisciotta perché Poliwag non ha difesa. Infatti. Però è più veloce. Attenzione. Cioè, per favore, svegliati. Ah, bravo, Wartortle. Al primo turno si è svegliato. È morso, addio. Vabbè, non è Poliwag che è particolarmente veloce, è il nostro Wartortle che è particolarmente lento, purtroppo. Vedete, a 50, 59 di velocità non è proprio il massimo, eh. E Horsea. Altro morso. Ah, bello che tentenna, finalmente, un po' di fortuna. Muro di fumo, ci diminuisce la precisione. Non fallire ora, però. Bravo. Ok, Wartortle è arrivato al 34. Ho fatto confusione. No, non ti ho fatto confusione, ti avrei shottato tutti i Pokémon altrimenti. Vai, altro allenatore. I miei Pokémon uccello vogliono divertirsi. Tu eri di fianco ad una ragazza. E hai detto che il tuo uccello vuole divertirsi. Tra l'altro bello lo sprite però degli avicoltori con quello che penso sia uno Spearow sul braccio. Ok, andiamo di geloraggio. E addio Pidgey. Super efficace. Pokémon di Pidgeotto. Vediamo se riesco a shottarlo con un geloraggio, eh. Vediamo. Buono, sì. Grande Wartortle. I miei prodi hanno perso? Il tuo uccello ha perso, mi spiace. Abbattiamo anche questa allenatrice. Dicono che sono brava anche se sono una bambina. Ah, lui tra l'altro era vicino ad una bambina. Az. Az. Ma quanti Pokémon hai tra l'altro? Ma non ti vergogni. Ma geloraggio. Con questo magari Wartortle a livello 35 ci arriva, che dite? Con questa allenatrice. Meo? No, lasciamo Wartortle. Andiamo di morso. Ah, l'avevamo così shottato, peccato. Per conservare un po' di punti potenza di morso, uso pistolacqua qui. Poi Rattata. Lasciamo ancora Wartortle. Morso. Brutto colpo, e vai. Poi Pikachu. Contro Pikachu. Lasciamo Wartortle comunque. Usiamo morso. Due morsi dovrebbero bastare. Dai, ne bastava pure uno. No, mi ha paralizzato. Infame. E qua si usa l'antiparalisi, dai, via. Antiparalisi. Wartortle. Tanto ce l'abbiamo e li abbiamo comprati. Vabbè, ma sei stronzo, ma scusami. E niente, prima si bisogna ammazzare Pikachu, altrimenti non si riesce. Ecco che arriva il turno shock. Non ci fa molto danno. Vai, pistolacqua. E addio. Poi usa Meo. No, non voglio cambiare Pokémon. Ed ora usa l'antiparalisi. Vai. Stridio, va bene, non mi fa nulla. Morso.
No, è fallito. Ok, tentenna, grande. Visto l'acqua. E addio mio. Vediamo se fa il 35. No, non fa. Ah sì, perfetto. 35, che culo, l'ultimo Pokémon. Buono, buono, buono. Ancora un livellino e si evolve. Oh, ho perso. Eh sì, hai perso. Continuiamo a dare un'occhiata, eh. Altre neanche CD. Vai, battiamole. Vuoi giocare a Pokémon con me? In che senso vuoi giocare a Pokémon? All'interno del mondo dei Pokémon. E tra l'altro è una bellezza che te lo chiede, quindi io accetterei in ogni caso. Però, giusto per capire. Allora, andiamo di morso contro Clefairy. Anche se ha una buona difesa, eh. Ah, doppio sberla. Grazie, Clefairy. Andiamo di pistola acqua che è stab. Ne incontrano, non li facciamo. Pochissimo. Pochissimo danno. E ci serve Surf, dai. Ci serve Surf per insegnare una buona mossa di tipo acqua a Wartortle. Sì, grazie per aver colpito 3000 volte con una tua sberla. Ok, buono. Un bel Meo. Lasciamo Wartortle. E andiamo di morso. Ah, giorno paga. Vai, ci saranno un bel po' di monetine in giro. Altro morso e via. Anche se lei avrebbe potuto usare pistola acqua effettivamente per risparmiare una mossa di morso. È già finito? Eh sì, è già finito. In che senso però? Quante allusioni che ha questo gioco, eh? Certo che giocherò con te. Niente, lei invece ha dato per scontato che le avessimo chiesto noi di giocare. E manda in campo Rattata. Sì, ma che Pokémon di merda però, ragazzi. Cioè, abbiate un po' di cura della vostra squadra, voglio dire. Abbiamo ripistola acqua, laviamo quel topo. Colpo coda, non ci fa nulla, altra pistola acqua. E via. Poi, Pikachu. Sì, cambiamo un attimo Pokémon contro Pikachu. E mandiamo... Chi è che deve salire di livello? Clefable, vai. Mandiamo lei o lui. Non esiste sesso in prima generazione, quindi decido che sia una lei, Clefable. Una bella tripletta su Pikachu, addio. Poi chi mandi? Rattata. Rimandiamo allora il nostro Wartortle, che è davvero ha tanto così da evolversi. Tanto così. Pistola acqua. E non finisco questa parte finché non si evolve Wartortle. Ecco, l'ho detto. Ci cala la difesa, ma noi comunque colpiamo con pistola acqua. E addio. Essere spregevole. Oh, addirittura, minchia. Cioè, cattiva, la ragazza. Che belle medaglie che hai. Le vorresti rubare, scusami. Oppure un tentativo di approccio, cara Picnic Girl. Con un po' di swag. Contro Poliswag è morso per forza. Ok, è più veloce, ci usa pistola acqua. Fortunatamente non ci usa ipnosi, perché romperebbe tanto le balle. Va bene, continua a usarmi pistola acqua, non c'è problema. E addio, Poliswag. Poi, un altro Poliwag. Mannaggia lei, oh. Vai, morso. Continua a colpirmi con questa pistola acqua sperando di uccidermi in qualche modo. Ah, che bello il brutto colpo. Dai, sali di livello. Non è abbastanza? Eh no, che non è abbastanza. Battiamo anche lei. I miei cari Pokémon vogliono conoscerti. E chi ti dice che io voglio conoscere i tuoi cari Pokémon? O meglio, voglio conoscerli solamente per batterli e prendere la loro esperienza, i loro punti esperienza. Ah, che bella questa Campigi, così posso usare Geloraggio. Via. Geloraggio. Poi, un bel Meo. Lasciamo ovviamente il nostro Wartortle. E andiamo di morso. Bello il brutto colpo, bravo, bravo, continua così. Senti che sei vicino ad evolverti, lo senti, quindi tiri brutti colpi a manetta. Va, Geloraggio. Ah, attacco rapido, così ci prova. E mi togli comunque 7 PS. Niente male, PG.
Altro brutto colpo inutile questa volta. Oh, Wartortle a livello 36, quindi ci siamo, ragazzi, eh. Ci siamo. PG8, non conta nulla perché noi useremo un altro geloraggio. Ecco fatto. E addio PG8. Mi hai annientato. Eh sì. E Wartortle si evolve, finalmente. Vediamo come diventa lo spray. Oddio, ma è grassissimo. No body shaming, su Blastoise. Ma se sembra. Non sembra un guscio, sembrano tipo rotoli di grasso. Guardate un secondo. Stat. Ah, non sembra un guscio, sembrano quasi rotoli di grasso. Vabbè, tali, dai. Abbiamo quindi il nostro Wartortle. Si è aumentato un bel po' la difesa. Si è ovviamente aumentato tutte le statistiche. Noi nel frattempo gli abbiamo dato un po' di PP su, un po', no, un po' di PS su, un po' di ferro quando lo trovavamo. E abbiamo il nostro Wartortle. Ora possiamo mettere davanti Clefable. Ordina. Che è lui che deve salire di livello ormai. È Clefable. Diamo un'occhiata qui se abbiamo lasciato indietro degli allenatori. E qui sopra, eh. Qui sopra c'è l'erba alta in teoria. Andiamo a vedere se c'è uno strumento qui dentro. Pokémon, Bellsprout, taglio. Vediamo, eh. Passiamo di qui. No, qui c'è solo dell'erba alta. In cui possiamo incontrare magari dei Pokémon che abbiamo ancora catturato. No, Bellsprout ce l'abbiamo già. Però sarebbe a 24 questo, quindi non male. Ma non ci interessa. Diamo un'occhiata veloce per vedere se ci sono altri Pokémon. Tanto che odio che si rigeneri l'alberello ogni volta che entri in una battaglia. Ah, vero, un attacco. Questo non ce l'abbiamo, infatti. Potremmo catturarlo. Dai, catturiamolo. Andiamo di tripletta. Non dovrebbe shottarlo, credo. Credo davvero che non lo shotti. No, brutto colpo, dai. Non sapremo mai. Beh, Trefable al 34, intanto. Vedi, non tutto il male mi per nuocere. E ora sì, anche qui possiamo trovare Venonat, quindi magari ci verrò fuori parte per catturarlo. Allora, dov'è Bellsprout? Taglia. Vai. E proseguiamo quindi questo percorso pieno zeppo di allenatori. Salve. Ho il vento a favore, che questo evidentemente è un altro avicoltore. Lo continuo a dire che lo sprite degli avicoltori è proprio bello. Spiro. Ne useremo una tripletta. Vai. Cerchiamo di battere quanti più allenatori possibili in questo momento. Così da tirarci ne abbiamo un bel po'. PJ, lasciamo Clefable. Altra tripletta. Ah, attacco rapido, così. Dal nulla. Brutto colpo pure. Dannato PJ. Tripletta e shottato. Ottimo. Beh, le abbiamo risposto con un brutto colpo, quindi direi che ci sta. Altro PJ, lasciamo Clefable. Vediamo se viene shottato davvero. Sì, anche senza il brutto colpo. Spearow, continuiamo con Clefable. Andiamo a farle prendere livello 35. Ottimo. E un altro Spearow. Va bene, hai molta fantasia con i Pokémon volanti, caro il mio avicoltore, eh? E finché non finisce punti potenza di tripletta, anche Clefable lo tengo volentieri avanti. Facciamo di prendere più punti esperienza possibile. È cambiato il vento. Eh sì, davvero. Battiamo anche lui. Cosa stai guardando? Minchia, guardi. Questo è uno di quelli che si incazza se li guardi la ragazza. Centauro, eccolo qua, con Koffing. O addirittura se guardi lui, per lo stesso quale motivo. È un attaccabrighe. Andiamo di tripletta. Contro anche Koffing, vediamo quanto danno gli facciamo, eh. Beh dai, niente male, metà vita. Vai, altra tripletta. Poi qui magari cambiamo se è un altro Koffing, ma andiamo alla Kazam.
Sì, un altro coughing, vai. Mandiamo alla Kazam. Anche lui è a livello 34, deve fare un po' di livellini. E una bella confusione, dovrebbe bastare. Super efficace, la Kazam ha 100 miliardi di attacco speciale. E un altro coughing. Vabbè, non ha molta fantasia, nemmeno questo centauro. E direi che di Pokémon di tipo veleno ce ne sono in prima generazione, eh. Anche contando le evoluzioni, comunque. Ok, abbiamo battuto il centauro. Ho sbagliato tutto. Almeno te ne sei accorta. Un po' fantoziano quello. Ho sbagliato tutto. I miei Pokémon uccello sono pronti a lottare. Va bene, smetterò di fare battute sugli uccelli, dai. Basta. Direi che ne ho fatte abbastanza. PJ. Andiamo di tripletta di nuovo. E mi sa che ha finito i punti potenza di tripletta la nostra Clefable, eh. Sai che sarà difficile ora lottare per lei con solo Bollaraggio. Anche se Bollaraggio comunque non è male come attacco, eh. Cioè può bisciottare comunque questi Pokémon tranquillamente. Bollaraggio. Infatti. Con un brutto colpo, anzi, lo sciottiamo tranquillamente. Dai, però mi ha calato la velocità, ma che palle. Niente, cambio ovviamente Pokémon perché non colpirei più per primo. Ok, Grefable al 35, buono. Almeno ha raggiunto il livello che volevamo. Si cambia Pokémon. E a chi tocca ora? Toccherebbe ad Alakazam oppure a Jolteon. Ma andiamo a Jolteon, che siamo contro gli uccelli. Che con tuono shock li ammazza tutti tranquillamente, senza nemmeno scomodare fulmine. E ecco fatto, via. Ah, Jolteon al 34, subito, gli mancava uno sputo allora. Per salire al 34. E anche contro Fearow. Bruttino lo sprite. Sembra più un'anatra, un cigno tipo che un uccello. Ok, tuono shock. Cioè, sì, i cigni sono uccelli, voglio dire, però. Non sembra un rapace che vola nel cielo, sembra un cigno praticamente. Avicoltore. No, non lo erano. Va bene. Allora, Clefable è fatto. Pidgeot è fatto. Blastoise è fatto. Tocca tirare su Alakazam e Jolteon. Quindi mettendo avanti Jolteon, Alakazam tanto lo possiamo tirare su in qualsiasi percorso perché è troppo forte quel tipo. Andiamo in alto e vediamo cosa ci siamo persi qui sopra. Ah, e no, il percorso è finito giustamente, qui non c'è niente sopra, sopra questa staccionata. Non si può andare lassù, giusto? E non si può nemmeno proseguire di qui. Infatti c'è lui che blocca. Devo scendere. Devo scendere da qui. Ecco qua. Quello l'ho battuto? Sapete che non ricordo se ho battuto anche quel tipo? Andiamo a vedere. Quello lì di sotto. Se tra l'altro avrei gradito che la bicicletta non mi venisse tolta. Quindi rimettiamola un secondo. Strumenti. Biciclettina. Vai. Ecco fatto. Tu, infatti, non ti avevo battuto. Tengo i Pokémon uccello sempre con me. E io ho un Jolteon. Che peccato, eh? Che peccato. Che abbia un Jolteon proprio contro i tuoi Pokémon uccelli. Vai, tuono shock, addio. Questa è una mera formalità, ragazzi. Cioè, ormai ho dei Pokémon parecchio forti. Per questi poveri allenatori che, cioè, non è che possono fare molto. Cioè non devo nemmeno scomodare fulmine anche contro le evoluzioni. Basta con lo shock. Brutto colpo pure. Pure l'umiliazione del brutto colpo. Spiro. Però questa comunque è tutta esperienza che ci serve, quindi la prendiamo. Molto volentieri. Anche per non avere poi difficoltà più avanti e dovresti magari ad allenare Pokémon nell'erba alta, eccetera. Noi non alleniamo i Pokémon nell'erba alta, però gli allenatori li battiamo tutti. Quelli che riusciamo perlomeno. Ok, non ho fatto un livello Jolteon, peccato. Ho le pile scariche, che ci vuoi fare? Qui magari c'è uno strumento. Nope. Ah sì, qui dentro. Un Pipisù. Che potremmo decidere di dare a qualcuno in realtà. Subito. Beh, vediamo se avremo lo zaino pieno, in quel caso lo daremo a qualcuno, dai. Oh, con la bicicletta è tutto un altro andare.
Molto più veloci. Via. Allora, qua, là sopra c'è un altro allenatore che manca. Vai. Battiamolo. Usa l'MT per insegnare buone mosse ai Pokémon. E giustamente perché loro da soli non imparano un cazzo di buono. Allora, specialmente se hai PJ. Tecnicamente questo PJ non ha ancora imparato una mossa di tipo volante, dato che attacco d'ala l'ha imparato tipo al 31. E io gliel'ho tolto per ventagliente, mannaggia, non sapevo che colpisse con 2 turni. Non immaginavo proprio. Ecco dai, perlomeno questo ha una varietà di Pokémon leggermente migliore, c'è anche Doduo. Bella lì per Joltan, 35. PG8, altro turno shock, semplice e indolore. Via. Ok, abbiamo battuto l'avicoltore. Ancora non va. Tra l'altro, pensando a semplice e indolore con turno shock, mi è venuto in mente un film che ho recentemente. Di cui ho recentemente parlato sulla mia pagina Instagram, che sarebbe Il Miglio Verde. Chi l'ha visto sa perché mi è venuto in mente parlando di Tono Shock. Si vendono MT ad Azzurropoli, le MN invece sono rare. Infatti le MN bisogna procurarsele, diciamo, da soli. Allora, Surfer nella zona Safari, in teoria, forza ce la dà il guardiano della zona Safari ancora una volta recuperati i denti d'oro, sempre in teoria, perché io sto ragionando in base a quello che so di Rosso Fuoco, quindi magari alcune cose potrebbero essere cambiate. E poi credo che non ci siano più MN qui su rosso, perché cascata non esisteva ancora. Qui su blu volevo dire, sì, rosso blu sono la stessa cosa. Ah, attenzione, il primo uccello che resiste ad un tuono shock. E ci attacca con furia, che comunque ci fa abbastanza male, fortunatamente ci ha colpito solo 2 volte. Andiamo di attacco rapido. Brutto colpo, va bene, così a caso. Ok. Ai, che dolore! Che dolore! Battiamo anche lui. Ha insegnato il volo ai tuoi Pokémon uccello? Sì. L'ho insegnato al mio Pidgeot. E non l'ho ancora usato una singola volta in battaglia, tra l'altro, volo. Pirou. No, volevo usare Tono Shock, vabbè. Ho usato un fulmine un po' a caso. Alla fine comunque la kill ce la portiamo a casa, quindi va bene. Doduo, ok. Andiamo di Tono Shock. E infine chi avrà lui? Firou. Ok, questa volta siamo fulmine. Per non rischiare che rimanga in vita. Vai, fulmine. E addio. Jolteon al 36, ottimo, continua a salire di livello. Ha una velocità assurda sto Pokémon. Mi hai bruciato, no? Ti ho fulminato tecnicamente. Percorso 14, Fuxiapoli a ovest. Strumentino qui? Nada. Di qui? Niente. Allora, proseguiamo. Altri allenatori, dei centauri. Cioè, questo è un centauro. Veniamo qui con le moto perché c'è più spazio. Ha senso. Ha sicuramente senso. Vai, Centauro manda Koffing. Usiamo un fulmine e poi mandiamo Alakazam. Vai, fulminiamolo. Non so se lo shottiamo con un fulmine. Vediamo, eh. Sì, buono, dai. Mach, sì, mandiamo sicuramente Alakazam. Che si farà una bella scorpacciata di punti esperienza. E sapete che secondo me anche solo una confusione questo lo ammazza? Vediamo, voglio provare. No, di un PS, dai! Veleno gas. E niente, mi ha avvelenato Alakazam. Avevo usato un antidoto. Vai. Volatilizzati. Eh sì. Vai, usiamo subito un antidoto. Per non dover tornare indietro. Tapusa, Alakazam. Perfetto. Altro allenatore. Tu sei un avicoltore, immagino, no? Hai mai sentito dei Pokémon leggendari? Attenzione, inizio a parlarci di Pokémon leggendari arrivati a questo punto del gioco.
E non è casuale perché da Fuxiapoli poi potremo andare, grazie a Surf, sia alle Isole Spumarine, dove troviamo Articuno, però lì ci serve ancora forza, che possiamo tra l'altro prendere comunque a Fuxiapoli, quindi è tutto lì. E poi potremo anche tornare in realtà alla centrale elettrica per prendere Zapdos. Quindi ha anche senso che ci parli di Pokémon leggendari in questo momento. Ho perso? Perché? Perché? No, parliamo ancora dei Pokémon leggendari. I tre Pokémon leggendari sono uccelli rapaci. Ok, comunque un altro indizio. Possiamo salire da questa parte e affrontare questi altri due centauri. Lotta Pokémon? E come no? E come no? Sa che quella traduzione è un po' sballata. Koffing. Dai, altro fulmine e poi sostituiamo e mandiamo alla Kazam. Vai, fulminiamolo. Buono, buono, che lo one shotti. Grimer, sì, mandiamo la Kazam. Questa volta una confusione basta e avanza. Vai. Confusione. E addio Grimer. La Kazam continua a non salire di livello, peccato. Spazzato via. Ok, dato che lì c'è un altro centauro, direi di mettere subito la Kazam. Davanti. Vai, così da batterlo immediatamente. Devo ingannare il tempo a volte. Va bene. Una cosa abbastanza normale. Tutti ci siamo annoiati nella vita in qualche periodo, in qualche momento, no? Allora, confusione. Bel po' di punti per Alakazam ed ecco che sale a livello 35. E altro Grimer, altra confusione. Vai. Poi, Koffing. Va bene. Confusione. E addio Koffing. Abbiamo battuto il centauro. Cosa? Tu? Eh sì, io. Esattamente io. Timidamente io. Allora, tiriamo giù questo alberello, taglio. E vediamo un po' se c'è uno strumento qui dentro. No, c'è solo dell'erba alta. Ha conditto? Così? Uscito dal nulla? Attenzione. Però dobbiamo farlo trasformare in qualcosa di stupido. Quindi, Pokémon. Bellsprout, tocca a te. Sei contento? Vai, trasformati in Bellsprout. Bravo. E a questo punto usiamo. Dai, ma non è una mossa di stato, sto qua. Mandiamo. Vorrei catturarlo, Ditto, ovviamente. Mandiamo. Qualcuno che abbia un attacco basso. Blastoise. Blastoise con pistolacqua. Non dovrebbe shottarlo, in teoria. Specialmente se lo usa avvolgibotta. Va bene. Pistolacqua. Non dovrebbe shottarlo. Non è molto efficace, infatti. A questo punto userò un'altra pistolacqua. Dovrebbe anche fargli meno danno perché si è tirato sulla difesa speciale. Sperando non faccia brutto colpo. Ok, perfetto. Taglio, non mi farà nulla. E a questo punto proviamo a catturarlo. Strumenti. Mega Ball. Oh, Ditto è rarino come Pokémon, eh? E infatti c'è subito, mannaggia lui. Frustata, ci fa discretamente male. Andiamo in un'altra Mega Ball. Ma dai, esce ancora, minchia. Avvolgibotta. Sostituiamo il Pokémon e mandiamo. Mandiamo alla Kazam per tankare. Frustata, non deve farci molto, infatti. Allora, non possiamo fare nulla, vero? No. Strumento, continuiamo con la Mega Ball. Continuiamo a tirargli Mega Ball. Prima o poi entrerà, dico io. Non entra. Va bene. Ok, altra crescita. Mega Ball. Oh, fa sempre solo un ticchettio e poi esce. Cioè, assurdo.
strumento. Proviamo con un Pokéball. No, non Pokéflauto. Ma non volevo usare il Pokéflauto, volevo usare la Pokéball. Strumento, dov'è la Pokéball? Qua. Vai, il fascino della Pokéball, dai, la ball originale, entra in quella. Dannato, dannato ditto. Mi farò sprecare tutte le Megaball? E sprecherò tutte le Megaball, che ti devo dire? Almeno mi si libera uno spazio nello zaino. Niente da fare. Ma quello che mi fa strano è che continua a fare solamente un tick e tio. Vedete? Cioè sembra quasi che sia scriptato. Che devo fare un tick e tio e poi uscire. Allora, andiamo ancora di Pokéball. Ne abbiamo 9. Niente da fare. Ditto attacca ancora. Dai, su, Pokéball. Oh, è incredibile. Cioè, a me sembra scriptata la cosa, eh. A me sembra estremamente scriptata. Ma andiamo Blastoise, esamini un'altra pistola acqua. Dovrebbe fargli ancora meno danno, in realtà. Infatti, si è boostato la difesa speciale a manetta. Dobbiamo sperare che non faccia brutto colpo. Se fa brutto colpo, ce lo sciotta. Ok, buono. L'abbiamo portata a vita rossa. Cioè, sostituiamo ancora il nostro Pokémon e rimandiamo dentro magari Pidgeot, che può resistere bene agli attacchi di tipo erba. Frustata. Appunto. E a questo punto, se non viene catturato, c'è vita rossa. Niente, è incredibile. È incredibile. Guarda, tiriamolo giù con Turbo Sabbia, cioè tiriamogli la precisione. Non deve più attaccare sto tipo. E se infatti crescita, non me ne frega niente, però tu non attacchi più. Adesso io ti tiro tutte le ball, ma tu non attacchi più. Fine, è finito di attaccare. Ecco, vedi? Non attacchi, basta. E sì, continua a fallire, stronzo. Bene così. Vai, ultimo turbo sabbia. E buon, via. E adesso si prova la cattura. Per 6 volte di fila. Vita rossa, ditto a livello 23. Non entra nella ball. Cioè, è una cosa assurda. Io non capisco come mai sia possibile una cosa del genere. Cioè, è ditto. È ditto a livello 23 trasformato in Bellsprout. Ma perché dovrebbe continuare a uscire? Oh, finalmente! Finalmente, davvero! Ditto, Pokémon mutante, può copiare il codice genetico del suo nemico e trasformarsi nella sua copia perfetta. Vuoi dare un soprannome a Ditto? No. No. L'avrei soprannominato con un insulto, quindi meglio di no. Ok, continuiamo la nostra opera di distruzione di questi allenatori. Forza, forza, avanti, andiamo! Sotto! Va bene! Altro centauro con Koffing. E ne abbiamo il nostro Alakazam. Ora mi conviene salvare dopo questo allenatore perché è dall'inizio della parte che non salvo. Cioè da prima di Snorlax. Quindi abbiamo comunque fatto un bel po' di gioco. Meglio salvare. Vai, Koffing. Non che ci sia, non so, la corrente che salta, il computer che si impalla, si spegne per qualsiasi motivo. Meglio salvare. Così non doversi rifare tutta questa parte. Comunque bella lunghetta, eh. Bella lunga. Koffing, vai. Confusione. E do anche Koffing. Alakazam a livello 36. Bene così. E abbiamo battuto il centauro. Ho perso, smamma, grrr. Sì, intanto salviamo. Assicuriamoci comunque che questa parte sia bella che salvata. Ecco fatto. E vediamo qui se ci sono altri allenatori, altri strumenti. No, allenatore però sì. Non fa per me, però va bene. Ha le idee un po' confuse questo ragazzo, capiamolo. Un avicoltore, mandiamo il Mojolteon dopo allora. Spiro? Confusiella? Confusione? Ah, non ha più. Ok, dobbiamo usare psicoraggio. È un po' di overkill, ma dettagli. Ok, e chi manda Firo? Sì, mandiamo il nostro Jolteon. Ora tutta la mia squadra è a livello 36, tranne
Fable, giusto? È lei che dovrebbe farsi un livellino ora. Jolton addirittura al 37. L'ultimo arrivato che ha superato tutti. Vorrebbe imparare colpo coda, ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni a voler imparare colpo coda? Al 37? Lo sapevo, sì, insomma. L'importante è saperlo. Allora, andiamo prima qui sopra. Pokémon. Andiamo con il nostro Bellsprout, taglio. E vediamo chi c'è qua sopra. Poi mettendo avanti invece la nostra Clefable. Ordina. Che è l'ultima che manca ad arrivare al livello 36, quindi facciamole fare un po' di livellini. Ah, non ci sono allenatori qui sopra? No, ce n'è uno. Cos'è bello? Scambiare Pokémon. Va bene. Se è uno scambio paritario o vantaggioso per te, sì. Se vieni scammato non è tanto bello, eh? Scambiare Pokémon. Ah, Clefable contro la sua evoluzione. Ah, è vero, lei non ha più punti di tripletta, giusto? Usiamo Volaraggio. Buono che fallisce, buono. Soprattutto perché Doppia Sberla ha un'animazione lunghissima, ecco, inizia a fare minimizzatore. Non ci provare, eh. Ah, rimane piccolo in questa generazione. Carino. Ha psichico? Cioè, da metronomo ha tirato fuori psichico? Ok. Lo sprat del Pokémon rimane piccolo, fa straridere. Ok, abbiamo battuto la Picnic Girl qui. Vediamo se ci sono altri allenatori. No, c'è uno strumento. MT20, vediamo cos'è. Potrebbe essere interessante insegnarlo subito a qualcuno. Ira, no, fa cagare. No, via. Almeno nell'altra generazione faceva cagare. Non so se anche in Pokémon rosso e blu in prima generazione. Puoi giocare con i miei Pokémon? O magari in prima generazione era una mossa OP perché faceva un botto di danno. Non saprei. Quanti Pokémon ha lei? 3. Ah, attenzione, qua devo per forza sostituire Clefable perché solamente con Volaraggio non ammazzerà mai nessuno. Mandiamo Pidgeotry. E usiamo volo. Paralizzante. Ma dai, paralizzante. Niente, sostituiamo anche questo Pokémon. Allora non voglio usare un antiparalisi. Mandiamo Alakazam. Prova a paralizzarmi Alakazam e vedi. Acido, ecco, bravo. Quanto danno mi ha fatto? Scusami con acido. Ah, perché è fisico veleno, giusto. Veleno è fisico e Alakazam non ha difesa, giustamente. Ok, un po' di punti esperienza a tutti. Oddish, lasciamo Alakazam. Vai, psicoraggio. Easy Boy. Ed infine Tangela. Sempre Alakazam. Cioè, guardate quanti Pokémon tipo erba c'erano in prima generazione. Tantissimi. Invece gli altri tipi proprio mal cagati. Anche Elettro ce ne sono un po'. Ok, andiamo a battere altri allenatori qui sotto. Quando fischio, i Pokémon uccello vengono da me. Va bene. Li hai distratti bene allora. Questa è una parte extra extra large, come state notando dalla lunghezza. Però volevo farla perché volevo anche liberarmi di un bel po' di questi allenatori, che sono alla fine, diciamo, una parte morta, tra virgolette, in questo gioco, perché una marea di allenatori che alla fine non fanno nient'altro che aumentarti un po' di livelli un po' i Pokémon. Volaraggio su PG8. Poi cambiamo un attimo Pokémon che mi ha diminuito la precisione. Non voglio che la precisione sia diminuita, ma andiamo Jolteon. Tiriamolo giù con un fulmine, un tono shock questo. Abbiamo un fulmine. E poi rimandiamo Clefairy. O meglio, Clefable. Ok, Doduo, sì, mandiamo Clefable. Dai, dai, che sale a livello 36. Su. Una bel Volaraggio. Ma comunque è stata la svolta a insegnare Volaraggio a Clefable, eh?
Diminuisce l'attacco, ma non è un problema perché tanto sto attaccando con un attacco speciale, quindi. E poi un altro PJ, o meglio, un PJ, non aveva PJ prima lui. Bel bollaraggio. Dai però, che palle. Di uno non muore mai. Un brutto colpo, potevi farlo prima, ecco, non adesso. Stupida Clefable. Che tragedia. Stavo per leggere che trashata. La tua squadra, intendo, ovviamente. La tua squadra di Pokémon. I miei uccellini tremano di paura. Sei forte, vero? Eh sì. Eh sì, sono forte. Ad Odrio? Bello Odrio. Oddio, lo sprite non mi piace particolarmente. Più che altro per la coda. La coda dietro mi stona tantissimo. Ah, usa Furia prima di me. Aia, questo fa male. Fa male. Potrebbe shottarmelo se mi colpisce un'altra volta. Cioè, se fa un'altra Furia, fa 5 colpi, me lo shotta. Usiamo un altro bollaraggio, vediamo cosa fa lui. Altra furia. Ok, ha colpito solo due volte. Dai, fammi un brutto colpo quando serve. Niente. Qua devo per forza sostituire il Pokémon perché si sta prendendo dei danni atroci. Andiamo Jolteon. E ora che ci penso, un Pokémon con una difesa alta mi servirebbe. Ho solamente Blastoise con una difesa alta. E non è nemmeno così tanto alta. Ok, Clefable non si è fatto livello, purtroppo. Rimandiamolo dentro. Ributtiamolo nella mischia, vai. Vediamo se riesce a tirare giù questo Doduo. Ah, è finito anche il bollaraggio. E niente. Sostituiamolo di nuovo e mandiamo Jolteon. Clefable non è riuscito a fare il 36esimo livello. Purtroppo per lui. Mentre Jolteon è diventato il Pokémon del livello più alto della nostra squadra. L'ultimo arrivato, praticamente. Oh, Clefable sarà il livello 36, ottimo. Ottimo. Siamo riusciti a farglielo fare in extremis. Con un po' di switch in, switch out. Siamo riusciti, dai. Vai, fulminato pure Doduo. Sì, proprio come pensavo. Va bene. Ah, qui ci sono delle altre allenatrici, mettiamo davanti Alakazam e tiriamole giù con lui. Percorso 15, Fuxiapoli Ovest, va bene. Allevo Pokémon perché vivo sola, ma che tristezza. È un po'... questo è tipo... è l'equivalente delle gattare praticamente che abbiamo nel nostro mondo. Allora, Bulbasaur. Psicoraggio, vai. Non abbiamo altra mossa all'infuori di psicoraggio da usare. Però tanto è super efficace perché ci sono un botto di veleno in questo gioco, un botto di Pokémon tipo erba veleno. E la linea evolutiva di Bulbasaur fa parte di quello. Vai, psicoraggio e addio. Abbiamo avuto la Pumela meglio su bellezza. Non ci voleva proprio. Non ci voleva no. Voglio provare i Pokémon che ho appena scambiato. Ma chi quella bellezza di sopra? Vediamo un po' chi ha scambiato lei, eh? Gloom. Ah, giustamente perché qui Oddish non c'è. Quindi l'ha preso da rosso praticamente, da Pokémon rosso. E infatti Gloom non l'abbiamo quasi mai visto. Che ha l'Alakazam a livello 37, ottimo. Oddish, continuiamo con Alakazam, non è un problema. Vai, psicoraggio. E addio Oddish. E un altro Oddish. Guardate, provo a fare una cosa. Mandiamo Blastoise e usiamo Geloraggio. Vediamo quanto danno gli facciamo. Perché, è vero, la statistica speciale di Blastoise è rimasta molto indietro. Se non sbaglio, ghiaccio in prima generazione è speciale. Quindi, vabbè, l'ha comunque shottato, niente male, eh. Ancora non va. No, non va, mi spiace. Qui abbiamo altri due allenatori. Cioè, allenatori infiniti in questo percorso. O la borsa, o la vita. Ah, questo è un malvivente. È un centauro malvivente. Tra l'altro, guarda, la mia borsa non te la consiglio, ho solamente 20 spazi, non è molto capiente.
Ti consiglio di andare a rubare la borsa delle iterazioni successive del mio personaggio. Quelle hanno delle belle borse, infinite, top. Grimer, lasciamo la Kazam. Psicoraggio. È super efficace, e addio. E Weezing. Ah, carino dare lo sprite di Weezing. Ci sta. Prima volta che lo vediamo. E addio Weezing. Un bel po' di punti esperienza per Alakazam. Non può essere. Eh sì, invece può essere. Vai, altro allenatore. Ehi tu, coraggio, guarda cos'ho. Ma quanti allenatori hanno messo qui? Ma in Pokémon Rosso Fuoco ne hanno messi di meno, o sbaglio? Ci sono un bordello di allenatori, non ha senso sta cosa. Non ha alcun senso. Allora, usiamo Psicoraggio su Koffing intanto. E tiriamolo giù. Poi, un altro Koffing, cambia Pokémon. E mandiamo. Questo è un poca vita, mandiamo Jolteon. Ne ha Jolteon che con Fulmine dovrebbe comunque shottarlo. Vai. E di Fulmini ne ha ancora 12. Buono. Poi Weezing. A questo punto rimandiamo invece alla Kazam con Psicoraggio. Così lo shottiamo. Vai. Poi vediamo chi manda, eh. Dobbiamo fare un po' di gestione dei punti potenza delle mosse. Alakazam a livello 38, ottimo. Psichico, oh, finalmente, vai, sì. Togliamo di confusione. Via confusione. E un parapsichico. Però è una bestia questo Alakazam. Mandiamo comunque Jolteon contro Koffing. Così a far prendere un po' di punti esperienza anche a lui. Vai, fulmine. Beh, comunque, a proposito di quello che ho detto prima, che mi servirebbe un altro Pokémon con difesa fisica alta, Clefable non è così male comunque come difesa fisica. Non ce l'ha alta, però non ce l'ha bassa nemmeno come Jolteon, Alakazam e Pidgeot. Quindi comunque un miglioramento rispetto a loro c'è. Ok, abbiamo tirato giù anche questo centauro. Perché no? Ora tocca a loro. Oh, sei un tipo carino. Oh, ma grazie. Questa bellezza ci prova con me. Oh, è una picnic girl. Ok, no, bellezza. PG8. Va bene. Andiamo di Alakazam. E proviamo Psichico. Vai. Anche se abbiamo già visto prima l'animazione, grazie a quel Clefairy che con Metronomo ha pescato Psichico. A caso. Però è riuscito a prendere una delle mosse più forti del gioco. Wigglytuff. Cambiamo e mandiamo Jolteon. Oddio, ma è grassissimo Wigglytuff. Va bene. Fulmine, fulminiamolo, vediamo quanto non gli facciamo. Non penso di shottarlo, di la verità, a meno che faccia un brutto colpo. No, infatti non l'abbiamo shottato. E con un brutto colpo però sì, l'avremmo ucciso. Andiamo di turno shock. Addio Wigglytuff. Ah, Jolteon al 38, ottimo. Ottimo davvero. Sembravi un tipo così carino. Ah, non sono più carino perché t'ho battuta? Sembri debole. Penso di poter vincere. Allora. Tu eri qui di fianco. Hai visto la velotta che ho appena fatto con la tua amica, no? Cioè, perché dici che sembro debole? Ho shottato i suoi Pokémon. Vabbè, dettagli. Psicoraggiamo questo Pikachu. Che riesce comunque ad usare attacco rapido. Infame. Ecco fatto, addio Pikachu. E poi chi mandi? Raichu. Sì, teniamo Pikachu perché non ha molto senso. Cioè, teniamo Alakazam, non ha molto senso mandare gli altri. Allora, potrebbe essere interessante mettere un Pokémon tipo Terra nella nostra squadra. Un Pokémon di tipo Terra per combattere contro Pokémon di tipo Elettro. No, mi sbagliavo. Anche se potrei in realtà insegnare tipo Terremoto a Blastoise, anche se non è al massimo. Oh raga, abbiamo finito tutti gli allenatori finalmente. Non è al massimo perché Blastoise comunque è di tipo acqua, quindi mandarlo contro Pokémon tipo elettro non è proprio una cosa consigliata.
Finalmente abbiamo finito questo percorso lunghissimo. Qui sopra abbiamo lui che ci dà il moneta amuleto, se non sbaglio, se abbiamo 40 Pokémon nel Pokédex. Hanno 50 nel distributore di esperienza. Allora, non abbiamo catturato 50, ma solo 35. Non c'è problema. Stiamo per arrivare nella zona Safari, abbiamo un percorso da esplorare, c'è il Venonat da catturare. Non è un problema quello, vedrai che arriveremo a 50, in men che non si dica. Abbiamo Superamo. Vedrai, riusciremo a catturare qualcosa. Qui non si può entrare, vero? Sì. Non si può comunque passare da qua. Però a questo punto io non esploro Fucsiapoli, perché su questa città ci andremo dopo Zafferonopoli. Vi avverto. Prima faremo Zafferonopoli. Poi faremo la pista ciclabile, tutta. E poi faremo Fucsiapoli. Però entro qui dentro, mi curo, così da sbloccare anche questa città per il volo. Così nel caso dovessi arrivarci, doverci arrivare per non si sa quale motivo, ci sono. Ora andiamo però a prenderci anche, o meglio, a depositarci degli strumenti che non ci servono più, come il vecchio amo, l'amo vecchio. Ah, abbiamo solo Superamo. L'amo vecchio non c'è più, cioè è stato trasformato. Ah no, l'avevo depositato, l'avevo già depositato perché una volta catturato Magikarp, giustamente, non mi sarebbe più servito. Allora, la sveglia la posso vendere, tanto abbiamo il Pokéflauto che fa da sveglia automatica, in teoria, no? Questi li tengo, l'MT20 la deposito, non mi serve Ira, assolutamente. E il Pipisù lo tengo per ora. Vedremo poi a chi darlo. Anzi, lo deposito. Poi in caso lo riprendo. No, non volevo andare nel PC di Bill, ma nel PC di Glacial. Poi in caso appunto lo riprendo. Però per adesso mi occuperebbe un posto nella borsa, che è inutile che mi occupi. Ok. Bene, a questo punto voliamo a Zafferonopoli. Qua, Zafferonopoli. E qui il video finirà. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video lunghissimo. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!